Oh, when you smiling. Benvenuti, cominciamo la conferenza stampa che ripresenta la stagione già presentata a giugno e aggiunge tutti i nuovi percorsi, le nuove iniziative, le collaborazioni che completano la programmazione di questo meraviglioso teatro. Beh, a me personalmente ha sorpreso il Duse e sorprende ancora oggi, perché questa grandissima partecipazione non era scontata e il fatto che ci sia una media presenza di 800 persone su 900 posti, beh, è un risultato clamoroso. Detto questo, c'è una stagione ricchissima, importante, sono 46 titoli, 14 sono di prosa classica, molto amata, che è un po' l'ossatura della nostra stagione, quindi da Umberto Orsini ad Haber, a Boni, alla Vittoria Puccini, comicità ma anche grandi classici. La risposta di Bologna è stata importante, abbiamo sentito un grande affetto, un grande sostegno degli spettatori che hanno voluto frequentare con assiduità questo spazio che è appunto della città di Bologna. Io ringrazio le persone, le autorità che sono venute, in particolare l'assessore Ronchi, l'assessore alla cultura della città. Credo che quello che ci eravamo detti all'inizio della legislatura lo stiamo mantenendo, cioè stiamo riorganizzando di fatto il sistema teatrale della città, dove il Duse ha ovviamente un ruolo molto importante per la tradizione che ha, per la storia che ha e per il tipo di spettacolo. In che senso stiamo riorganizzando? Voi sapete che abbiamo fatto un'operazione importante sullo stabile della città, la Marina del Sole, ma rispetto al Duse, rispetto ai teatri, diciamo così, di gestione privata con collaborazione pubblica, la novità sostanziale è che proprio il tipo di programmazione è cambiato, quindi il nostro stabile andrà sempre più nella direzione di presentare ovviamente progetti teatrali rilevanti, di ricerca, legati al contemporaneo collegati ovviamente a quello che è il lavoro di ERT, che è uno stabile importantissimo a livello regionale, e invece un altro tipo di teatro che ha assolutamente la stessa importanza, è importante che incontri un pubblico, verrà, diciamo così, organizzato all'interno delle strutture private e, come vedete nel programma, anche all'interno delle strutture del Duse. Sembra una banalità questa, ma non lo è, perché questa riorganizzazione, questo, diciamo così, lavoro che noi stiamo facendo per, come dico io con delle parole un po' brutte, ma che danno l'idea di diversificare l'offerta rispetto al pubblico, secondo noi è fondamentale, cioè la città di Bologna deve presentare tutto quello che si può presentare e quindi deve far incontrare al pubblico tutte le manifestazioni culturali e teatrali. È evidente che se invece i programmi, come anche avvenuto fino a molto tempo fa, si assomigliano tutti, vuol dire che c'è tutta una parte di programmazione che può incontrare un pubblico. Aggiungo anche che è giusto che un certo tipo di teatro, lo dico senza alcuna, diciamo così, nota negativa, lo dico solo per farmi intendere, più commerciale, viene svolto da strutture che sono, diciamo così, di tipo pubblico, di stabile pubblico, è evidente che questo rappresenta una forma di concorrenza rispetto ai teatri privati che sono tanto presenti nella nostra città e che rappresentano una ricchezza nella nostra città, che invece secondo me non deve avere. Quindi noi stiamo facendo una riorganizzazione importante, non era scontata, stiamo investendo, investiamo anche su questo teatro, abbiamo firmato una convenzione, i primi anni ovviamente siamo riusciti con fatica a dare dei contributi anche minimi, e quindi va a onore di chi ha gestito il teatro, alla proprietà e ovviamente al pubblico che ha risposto il fatto di resistere, però come avevamo promesso abbiamo anche adeguato il finanziamento della convenzione, quindi l'amministrazione comunale quest'anno sarà in grado di garantire 50.000 euro, che visto i tempi e visto, diciamo così, la situazione, credo che sia una, diciamo così,
siano risorse importanti e comunque ben spese, perché riteniamo giusto, insomma, sostenere questo tipo di studi. Poi ci sono dei percorsi alternativi, un percorso molto bello dedicato alla danza, danza nazionale e internazionale. Ci sarà David Parson, ci sarà il balletto di Cuba, una serata di tango argentino con musica dal vivo, quindi delle serate preziosissime, belle, importanti, internazionali. Ci sarà un segmento dedicato alla comicità sana, vera, verace, e ci sarà Teresa Mannino, Teo Teocoli, Vito. Poi altri spettacoli invece che parlano di drammaturgia contemporanea, oppure di anche spettacoli che vogliono ricordare un po' la tradizione, il passato. Quindi andiamo con le sorelle Marinetti, andiamo negli anni 40, 30, 40 con la famiglia Canterina. E poi altri spettacoli e concerti. Ci arriverà Noah in un concerto che fa parte del suo tour mondiale, molto bello. Io sono anche molto felice di ospitare Ornella Manoni. Lei dichiara che questo è il suo ultimo tour, il suo ultimo spettacolo. Io spero di no, ma ci sarà un piacere, diciamo, ospitare una delle regine della musica italiana. E tanti altri eventi anche dedicati ai giovani. Abbiamo visto qui in conferenza stampa come siano stati ben accolte le proposte sia di Fantateatro, che quest'anno ci propone per i giovani e le loro famiglie anche l'opera lirica, ma anche particolari progetti, per esempio quello con Orchestra Senza Spine, questi 180 giovani musicisti del territorio bolognese che si sono messi in gioco e che con tutte le loro forze propongono 4 serate preziosissime. Io ho detto a loro che mi farebbe piacere veramente creare per la prossima stagione dei progetti teatral musicali. Il sistema aggregativo, il sistema che giustamente si unisce per portare avanti i progetti culturali, fa sì che appunto la forza, il potere, l'impatto anche sulla città sia diverso, sia ancora più, sia una ricchezza preziosa appunto da sfruttare. Perché le politiche giovanili? Intanto perché il Comune di Bologna sta investendo molto in questo, sta investendo in formazione, in occasione di nuove, diciamo, opportunità anche professionali per i giovani. Abbiamo stretto accordi che consentono ai giovani anche di svolgere i tirocini presso le nostre sedi, la nostra istituzione, e dall'altro perché il teatro ha una valenza, un'importanza didattica importantissima, non solo come forma anche qui di luoghi di aggregazione. I giovani hanno un estremo bisogno di trovare dei luoghi dove potersi esprimere, dove poter dar sfogo alla propria creatività, ai propri talenti, dove poter anche apprendere e conoscere quello che attraverso un'altra forma, una forma artistica importantissima. Ce lo ricordava anche Aristotele, no? Quando riesce il teatro a far emergere le esperienze positive, valorizzarle e liberarsi di quelle negative, quindi con la catarsi. Questa esperienza permette anche di memorizzare meglio tutte le nozioni apprese durante l'apprendimento scolastico e crea un'occasione in più anche appunto per avvicinarsi a questo mondo. Vite trapezoidale, vite a ricircolo, vite madre, vite senza fine. 10 anni di Casa dei Risvegli, un gran bel giro di vite. Con tutti, anche Giorgio l'ho svegliato stavolta. Allora, siamo in compagnia di Giorgio Comaschi e Elena Maioni, che si nasconde, suona il violino insieme a me, mi accompagna, ma è una musicista vera. Noi siamo dei Cioccapiatti che facciamo uno spettacolo qui al Duse che si chiama Spaghetti Bolognaise. È tratto dalle mie mosche che faccio ogni sabato sul Carlino, riarrangiate per il teatro, recitate con l'accompagnamenti
suoi, sia vocali che musicali, e è da ridere, cioè è sugli spaghetti bolognese, perché è la cosa che siamo conosciuti nel mondo, è una cosa inesistente che fa schifo, e poi sulle cose che sono le partenze intelligenti, che sono i grigliatori, che sono la ricerca della trattoria sperduta delle vecchine, o i bolloni delle coop, la vita da coop, insomma è un po', è uno spettacolo allegro, è leggero, insomma, che noi teatralizziamo un po', ma comunque si presta benissimo per questa situazione, perché è un teatro storico, importante, bello, bolognese. Beh, io sono molto legato al Duse, perché ho sempre scelto di fare i miei spettacoli qua, e sono contento che la proprietà non molli nonostante le grandi difficoltà che ci sono in questo momento. Io contribuisco nell'esserci, l'unica cosa che posso dire è questo: ci sono. Diciamo alla gente di, come si direbbe in bolognese, di impadellarsi con questi spaghetti. Esatto, impadellare. Ma tu, lei è parlante comunque. No, no. Sì, ah, sì, no, non solo suonare. No, è parlante, parlante. Com'è questo? Emette dei suoni. Lei emette dei suoni. Moltissimo. Ecco. L'ultima volta che ho fatto lo spettacolo ha mangiato una crescentina e con la mano unta mi ha dato il pantalone tutto macchiato. Portatrice di padella. Esatto. Il padellatore è una delle figure che tratteremo. Sì, perché lo spaghetto bolognese, che non esiste a Bologna ma nel mondo, è tipico, è portatore sano di padella. Questo è... così deve essere. Com'è che sei riuscita a impadellare Giorgio? No, come l'hai fregato? Non l'ho fregato, no, noi ci conosciamo, siamo fratelli. Dai tempi di Caramba ci siamo conosciuti alla Rai, lei suonava alla Rai con Tony De Vita, poi lei ha suonato con Morricone, con Gene, lei è una musicista vera. Poi molto volentieri ci siamo ritrovati. Ho cominciato a vendere padelle. E adesso ci siamo messi a fare lo spettacolo insieme per divertirsi. Sì, sì. Esatto. Vuol dire che c'è anche una passione che va al di là. E io sono solidale al 100%, questa cosa, e mi piace esserci, perché è bello che noi come bolognesi ci siamo. Grazie. Sì, il Forbice Follia è uno spettacolo che abbiamo portato a Borgio Renzi per il Festival del Teatro, ha avuto un grosso successo, uno spettacolo particolare, perché praticamente spiego in due parole, è un giallo che si svolge sul palco. Dobbiamo dare particolarmente attenzione ai colpi di forbice. Sì, forbici molto, molto pericolosi, sì, sì. Soprattutto se piazzati nella gola fanno male. Perché ci sarà un po' di tensione quella sera. C'è un po' di tensione, è uno spettacolo comunque divertente, molto divertente, ma con la tensione del giallo. Quindi, pubblico coinvolto che farà da testimone, e sarà proprio il pubblico che indirizzerà noi attori ai finali per poi individuare quale può essere l'assassino. Nel finale quindi possono essere diversi. Sì, sì. Quindi più assassini, come è giusto che più sia. Assassini. Uno spettacolo che si ripropone, perché è un'idea già utilizzata, che si ripropone in una veste completamente nuova. Sì, è un format americano, in Italia è già stato proposto, forse anche già qua a Bologna, come si diceva alla conferenza, e questa sì, è un po' innovativa anche nella regia, che è di Marco Rampoldi, che ha dato qualcosa di diverso. Il cast è molto importante, a parte me abbiamo Roberto Ciuffoli, Nini Salerno, Nino Formicola, Barbara Terrinoni, Michela Andreozzi o Milena Miconi, che si alterneranno insomma sul palco. Prima di divertirvi sarete sicuramente voi. Quello è sicuro, se ci divertiamo noi poi il pubblico si diverte. Oh.